Via. Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi torno sulle rive di uno dei grandi laghi silani. Ho con me la Zodias 412 abbinata all'Ultegra 3000 e niente, il target oggi è il persico reale, uno dei predatori più affascinanti, insomma, che popolano questo lago. Spero di incontrarne qualcuno e gli approcci saranno diversi, insomma, proverò a gomma, a jig, insomma, con esche dure, con magari qualche palettato. E poi mi sono portato dietro qualche rotante, vista l'esperienza dell'ultima volta, che è sembrato essere veramente un'esca importante alla quale i persici non resistono. Ecco qui, che bello, che si è slamato, ecco qui, bellissimo. Eccolo. Vabbè, ma è una gomma. Oggi giornata di slamate. I persici non stanno rispondendo più. E la luce è calata, però voglio provare un jig da 12 grammi, questo un colore acido. E vediamo un po' se, perché magari il fatto di presentare ai pesci un'esca un po' più compatta può essere la soluzione. Riesco a raggiungere anche distanze più importanti, quindi può essere quello che manca in questo momento, la chiave di volta per svoltare appunto questo pomeriggio di pesca in cui ho avuto un po' di slamate. Cerco di far nuotare il jig a ridosso del fondo perché è proprio quello di solito il punto in cui è possibile intercettarli, i persici. E magari con qualche jiggata, attendo un attimo. Di solito le pause sono, diciamo, è il metodo migliore per riuscire a intercettarli. Vediamo un po' se, nonostante la luce stia calando rapidamente. Vediamo, proviamo qualche altro lancio, poi ci arrenderemo. Eccolo, eccolo, un jig, se ne va anche questo.
stavo tornando in macchina e c'è qualcosa lì e ho appena montato un walking the dog. Potrebbe essere l'esca giusta in questo momento. Vediamo se... Siamo quasi al buio, io spero che riusciate a vedere qualcosa. Secondo me, se rimango in silenzio, potrei riuscire a intercettarlo. Un attacco. Eccolo, l'avevo visto. Che bello alla fine. Niente di speciale, ma la grande soddisfazione è quando si indovina l'esca. Persico, taglia discreta, non un gigante, ma comunque un pesce che fa sempre piacere catturare. Allora, adesso lo slamo. Lo rilasciamo. Via. Eccolo. Questo dovrebbe essere anche più bello rispetto al primo. Infatti, una bellissima taglia. Spero riusciate a vederlo, purtroppo si stanno palesando alla fine. Comunque, a galla è uno spettacolo, inutile dirlo.
Bene ragazzi, mi trovo costretto a finire il video qui a casa mia perché purtroppo la luce lì non mi consentiva di riprendere più. Spero che siate riusciti a vedere qualcosa del video e a gustarvi quello che mi sono gustato io. Chiaramente i miei occhi si erano abituati a quel livello di luce. Io ritengo che i persici si comportino in alcuni frangenti come i serra che inseguono le nostre esche sotto il pelo dell'acqua e poi danno vita a delle vere e proprie esplosioni. E così è stato quella sera, mi sono accorto di un'increspatura sulla superficie del lago, non c'era più vento e quindi era molto facile anche udire eventuali rumori che provenissero proprio dalla superficie dell'acqua. E niente, ho deciso di montare un'esca di superficie, è stata la scelta migliore, un piccolo walking the dog da 5 cm. Le catture ci sono state anche con il buio, che purtroppo però non ho potuto mostrarvi. Però è stato molto divertente. Fatemi sapere nei commenti se vi è mai capitato, insomma, di pescare con questi livelli di luce anche a galla. È una pesca che richiede comunque massima attenzione perché l'esca si deve muovere sempre in quel modo e chiaramente senza l'ausilio degli occhi è un po' più complicato riuscire a sentire l'esca che si muove correttamente solo con l'ausilio della canna. Vi ricordo che in descrizione troverete il mio libro, Il buio senza voce. Si tratta di un thriller, il link rimanderà alla pagina Amazon in cui è in vendita. Vi ricordo altresì di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanellina per non perdervi i video che verranno, perché YouTube purtroppo non invia sempre le notifiche dei nuovi video, quindi qualora vogliate comunque restare aggiornati su tutto ciò che pubblicherò, vi conviene comunque cliccare sulla campanellina. E niente, noi ci vediamo alla prossima avventura di pesca. Ciao!